si compiaceva Anthony. Siamo al cospetto della più fulgida gioventù del paese. Il nostro futuro sarà nelle mani di queste nuove leve, che nel giro di 10 anni o giù di lì torneranno a inquadrarsi nella classe sociale che gli compete, erediteranno il potere dai genitori e non si schioderanno più dalle poltrone. Da studentelli sfigati, camicie insignificanti e pantaloni appena usciti da una lavanderia a gettoni, gli sguardi che vagavano spersi in ogni direzione, almeno quelli del chitarrista al centro del palco, dato che bassista e secondo chitarrista erano ostinatamente rivolti in direzione della batteria. I suoni che fuoriuscivano dalle casse si sposavano a meraviglia col look dei musicisti. Trame sonore rarefatte, dilatate, ripetitive, linee vocali appena accennate su un tappeto però più strumentale. All'inno alla noia era conosciuto col nome di post-rock. Stasera, esclamò Anthony, cercando di sovrastare il malinconico ed angoscioso muro sonoro imbastito dai ragazzi sul palco, i cottoni del reggae, gli aspiranti suicidi del post-rock, che se mettessero in pratica la loro aspirazione renderebbero un grosso servizio all'umanità tutta. Io mi domando, cosa può passare per la mente di un individuo che un bel giorno decide di mettersi a suonare post-rock? Con quell'aria da vittima di un complotto anti-berlusconiano perpetrato dai comunisti, per il solo gusto di farsi elogiare dagli addetti ai lavori arterosclerotici e da più 4 gatti fieri di guidare l'avanguardia dei morti di sonno. Allegria ragazzi, un po' di vita, presto o tardi tutti inizieranno a ridervi dietro e poi in faccia. Guarda il chitarrista lì nel mezzo, prigiona una carica da rigor mortis. Dopo il concerto, anziché dargli da bere, gli faranno l'autopsia. E non mi dire che ti garba sta roba.